Ciao belli! Allora, questo è il periodo più bello per me perché è iniziato il cavolo nero. Nero, non nero, verde scuro. È questo qui. Allora, questo l'ho già lavato. Come si pulisce? Non cominciamo. Le verdure, no, per favore, si devono lavare, si devono pulire, ci vuole un sacco di tempo. Il cavolo nero nasce ad hoc per amichevolmente i lagnosi. Dicesi lagnoso quello che ci si dia. Vi ho detto due termini incomprensibili, ovvero è il tipo di verdura adatta per essere cucinata velocemente. Si presta a diversi tipi di pietanza, per esempio si può utilizzare soltanto la foglia senza rovinarla troppo per fare degli involtini. Una volta ho fatto una specie di sushi con questo col cavolo nero, perché poi vedi si mantiene anche in cottura, non si rompe, bisogna trattarlo benino. Oppure in questo caso oggi avevo voglia di violenza e quindi l'ho pulito. Come si pulisce? Semplicemente così. Fine della storia. Questo rimane, vedi, questa è la parte tenera. E io che cosa ho fatto? Mi sono sfogata e l'ho ridotto in poltiglia tramite il frullatore, perché adesso lo andremo a cuocere. Io in questo caso sto usando il Bimby, voi potete farlo in padella, e quindi gli sto mettendo porro, quindi sia parte verde che parte bianca, e poi l'olio nuovo. Che meraviglia! Il colore devi guardare! È un profumo. Vabbè, l'olio nuovo si sa, profuma ed è buonissimo. Quindi olio, pepe, sale, porro e verdura, lo facciamo cuocere un po' e poi lo riduciamo polpette. Bambini del mondo, unitevi! Oggi si mangiano le verdure, così fate anche tanta pu pu. A dopo. Cotto per soli 15 minuti il cavolo nero nel Bimby, quindi lo stesso equivalente tempo anche in padella, lo abbiamo trasferito in una ciotola dove abbiamo unito un uovo, pan bauletto, pane ammollato, pane come vuoi, di nuovo sale, pepe e del formaggio grattugiato, in questo caso ho messo grana. Ora impastiamo e poi componiamo o hamburger o polpette o quello che vuoi. Quindi, una volta mescolato il composto, che facciamo? Ne prendiamo un po', lo stringiamo per bene, lo mettiamo nel pan grattato, l'olio in padella già c'è. E nacquero così le polpettine schiacciate, hamburgerini, come li volete chiamare, le chiamate, di cavolo nero. Quindi queste le puoi mangiare così, le puoi mangiare accompagnate da un formaggio morbido, cremoso, oppure puoi fare la salsa yogurt, o le puoi mangiare con la salsa ketchup, insomma, come vuoi, fai. Ora andiamo alla prova assaggio, ne prendo un pezzettino. Sente il cavolo? Porro buono. La cosa bella qual è di questi? Che praticamente li puoi mordere, così ti rimangono tutte le verdure tra i denti, tutti i pezzettini verdi, e fai la tua figura, giusto? Ragazzi, grazie per avermi seguito in questa cavolata. Vi ringrazio e vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale YouTube, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che caricheremo, oppure seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, TikTok, tutte accomunate sotto lo stesso nome, L'Orto di Rosolino, tranne il profilo TikTok che è a nome mio, Floriana Catanzaro. Mangiate le verdure, fanno bene, fanno fare plim plim, pum pum, ta ta. Al prossimo video verduroso. Ciao, Betty!